Vi dico solo che oltre ad essere stanca ho un sacco di paura e di ansia per i nuovi corsi, perché ovviamente i corsi cambiano di semestre in semestre oppure annualmente e ci sono dei professori nuovi, quindi sono un pochino spaventata, però oggi vedremo come andrà. Ho solo due lezioni, ho diritto penale 1 e diritto amministrativo 1, fortunatamente nella stessa aula oggi, gli altri giorni saranno tutti in aule diverse, passano i camioncini. Comunque niente, adesso mi preparo e tutto, ho già fatto colazione, non ho ripreso perché mi sono dimenticata, però comunque adesso preparo tutto e andiamo. E cerco di diventare un pochino più decente di così. Almeno ci provo. Questa è la borsa che userò per andare in università oggi. E devo un attimino organizzarla perché dentro c'erano altre cose di lezioni dell'ultimo semestre, più delle cose di un esame che ho dato da poco, quindi devo mettere tutto quanto il materiale per oggi. Ok, ho organizzato la borsa. Qua ci sono i due quaderni per i due corsi che ho stamattina, il manuale di diritto amministrativo, perché il manuale di diritto penale non mi è ancora arrivato, l'agenda, i bianchetti, altri evidenziatori di scorta, adesso metto l'astuccio, il portafoglio e una bottiglietta d'acqua. Fatto tutto, adesso vado a vestirmi e poi usciamo di casa. Dentro l'università comunque non potrò riprendere tantissimo, specialmente quando le lezioni ci sono, quindi diciamo che riprenderò quello che riuscirò una volta arrivata in università e poi arrivata a casa vi dirò le mie conclusioni, le mie considerazioni finali su come è andata questa giornata, che spero vada bene. Speriamo. Sono ritornata a casa giusto adesso, la lezione è finita mezz'ora prima, quindi all'una ero già fuori. Diritto penale, lo sto capendo abbastanza, almeno per essere la prima lezione mi ha già preso molto, quindi sono molto contenta di questo e spero di non avere problemi durante questo semestre, anche se non dovrei averne perché mi sta già piacendo come materia, quindi ottimo. Per quanto invece riguarda diritto amministrativo, insomma, lì ho un pochino di dubbi, però è normale, è un pochino più complicato secondo me rispetto a diritto penale, però diciamo che oggi è successa una cosa che non mi è molto piaciuta, nel senso praticamente la lezione si svolgeva su due aule perché eravamo in troppi e quindi da noi la professoressa della nostra aula si è collegata tramite Google Meet con la lavagna multimediale. Il problema è che nessuno stava a sentire e facevano soltanto casino. È una cosa che secondo me, anche se l'insegnante dall'altra parte non sentiva, perché avevamo il microfono mutato, secondo me è una grandissima mancanza di rispetto. Ora, prendetemi per secchiona, secchioncella, quello che volete, però a prescindere da questo, è una mancanza di rispetto nei confronti del docente. Poi, in più, metà dell'aula, dopo mezz'ora, se n'è andata via. Così. Non capisco perché, anche quella l'ho trovata una grande mancanza di rispetto, però almeno si seguiva meglio. Quindi abbiamo iniziato praticamente a seguire meglio quei noi pochi cristi rimasti, perché appunto era andata via metà dell'aula, ovvero la metà che parlava e disturbava e basta. Però in generale, oltre a questo, diciamo che è andata bene la mattinata, non ho trovato grandi problemi e già oggi pomeriggio inizio a studiarmi tutti gli appunti che ho preso stamattina. E di diritto amministrativo devo studiare, oltre agli appunti, anche una parte del libro perché alcune cose, appunto, dato il casino che c'era, non le sentivo. Comunque, i docenti li ho trovati abbastanza disponibili, quindi sono molto contenta. E niente, adesso me ne vado a pranzare, anche perché è 1:30 e devo già iniziare a studiare.
Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e spero di poter continuare a caricare video con una certa costanza, dato che ho visto che il materiale di studio che devo studiare è vastissimo, quindi spero di potervi caricare dei video almeno una volta a settimana, quindi il sabato, e che possa anche arrivare presto una recensione o una cover, oltre che a questi vlog oppure le routine, queste cose qui. Detto questo, il video è finito. Spero che possa esservi piaciuto, se così è stato lasciate pure un mi piace e iscrivetevi al canale e vi invito a seguirmi nei social che vi lascio qua sotto nella descrizione. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!